questa mattina ho dovuto prendere la, come dire, ho dovuto lasciare da solo un attimo Papa Francesco, perché la Freccia Rossa non aspetta o non aspettava, e così ho spiegato dove andrò, cosa faccio, eccetera eccetera. Allora mi ha incaricato di portare la sua benedizione. E Papa Benedetto, come ha detto Don Mauro, ero vivo con Papa Benedetto e presto servizio per Papa Francesco. Non è sempre facile fare il ponte, ma è una sfida interessante, impegnativa, e lo vedo come una, anche un dono della Divina Provvidenza, una grazia. E di solito quando torno da, sono rare le uscite mie, ma chiedono sempre, ma la sua impressione qual era? Io porto domani a Papa Benedetto, chiedo la sera, e lunedì Papa Francesco, una impressione che posso dire, c'era qui la dedicazione di una basilica, cioè l'anniversario, ma ciò che ho incontrato non è soltanto uno splendido edificio, ma veramente pietre vive che vivono la fede con cuore e convinzione, e vivono ciò che Mauro l'ha detto, è un po' il motto del mio episcopato: dare testimonianza per la verità, cioè dare testimonianza per Gesù Cristo, l'unico salvatore del mondo. Io vi ringrazio per questa accoglienza calorosa, e questa è un'accoglienza che non è per me, ma questo è per il Signore, e tutto ciò che per i due papi cerco di scaricare domani e dopodomani sui due papi. Io vi ringrazio e faccio adesso ciò che fa Papa Francesco. Per favore, non dimenticatemi nella preghiera.